Questo programma è offerto da Innamorati della tecnologia, speciale festa degli innamorati. Euronics ti ama. LG Smart TV UHD 4K 43 pollici, 339 euro. Fino al 14 febbraio, scegli la tua rata e paghi in estate. Lavatrice Whirlpool 9 kg classe A, 399 euro. Innamorati della tecnologia, speciale festa degli innamorati. Euronics Tufano, da oltre 60 anni, un mondo più avanti. San Giovanni a Teduccio, sotto shock, un uomo prima spara colpi di pistola dal balcone, poi si barrica in casa, dopo ore di terrore spara la moglie e si suicida, salvi i tre figli che non erano con loro. Tragedia a Torre del Greco, sarebbe partita dalla casa dei vicini, la fuga di gas che ha causato l'esplosione che ha ucciso due coniugi mentre dormivano nel loro letto travolti dalle macerie, grave la sorella della donna. Nuovo agguato nel napoletano, un 24enne di Torre Annunziata è stato ucciso mentre era in strada davanti a una polleria, i killer in scooter lo hanno freddato con una raffica di proiettili, si cerca la matrice dell'episodio. Dopo la seconda serata del festival, Les Jolies a guidare la classifica grazie al voto del pubblico, il nostro sondaggio sul pezzo dell'artista di Secondigliano, stasera alle 19, Prima TV, in diretta da Sanremo. Alle discriminazioni di giornalisti, trasmissioni TV e leoni da tastiera, la rapper Irpina replica col sorriso il successo della canzone. In conferenza stampa abbraccia la giornalista col cancro, la mia forza dall'averlo superato. La provincia di Avellino al fianco degli oltre 700 lavoratori della IIA, stamattina consiglio provinciale davanti ai cancelli della fabbrica. Domani l'avvertenza pro dal Ministero del Made in Italy. Avevano occupato abusivamente oltre 250 alloggi nel Parco Verde di Caivano, 419 persone sgomberate, notificate gli ordini di sequestro preventivo, avranno 30 giorni per lasciare casa. È affetta dalla sindrome di Williams, la piccola Irpina che compirà un anno il 21 febbraio, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la famiglia a un lungo percorso di cura. I medici diranno quando eseguire l'intervento al cuore. Discipline sportive da combattimento, la terza edizione del Fight for Naples, sabato al Palo Barbuto di Fuorigrotta a partire dalle 20 in diretta su Prima TV, canale 17, gli incontri principali della manifestazione. Il centro sportivo di Napoli realizzato da Fragora, Aurelio De Laurentiis, da 120 giorni di tempo al comune di Napoli, Avellino, preoccupano le condizioni di Varela, fastidio al ginocchio in allenamento. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV. Tragedia a San Giovanni a Teduccio, un uomo prima spara colpi di pistola dal balcone, poi si è barricato in casa con la moglie, lo hanno ritrovato senza vita dopo l'irruzione, morta anche la moglie, salvi i tre figli che fortunatamente non erano con loro. Terrore in mattinata a San Giovanni a Teduccio in via Raffaele Testa, dove all'interno di un appartamento sono stati esplosi numerosi colpi di pistola. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto sarebbe emerso che un uomo, 55 anni, guardia giurata di professione, avrebbe ucciso la moglie sparandole contro. Poi, armato di pistola, ha continuato a esplodere colpi dal quarto piano della sua abitazione contro passanti e forze di polizia giunte sul posto. Infine gli agenti sono riusciti a fare irruzione, constatando che l'uomo in silenzio da un po' si è suicidato. Il quartiere è stato blindato per tutta la mattinata con un elicottero che ha sorvolato la strada, mentre sul terreno c'erano poliziotti e negoziatori della questura di Napoli. Colpita dai proiettili anche una volante della polizia, ma non ci sono stati feriti. Secondo quanto hanno riferito alcuni vicini, l'uomo in passato lavorava come guardia giurata, ma poi aveva perso il posto, forse in seguito al tentativo di furto della sua pistola, durante il quale era stato anche ferito. Secondo quanto si apprende, marito e moglie avevano tre figli, due dei quali si trovavano stamattina a scuola e il terzo in gita con la classe. Sarebbe partita dalla casa dei vicini la fuga di gas che ha causato l'esplosione che ha ucciso due coniugi mentre dormivano nel loro letto, travolti dalle macerie, grave la sorella della donna.
Coppia di anziani senza vita e la sorella di lei in gravi condizioni. Le vittime, Rodolfo Iovine e Anna Pagano, sono state trovate tra le macerie del loro appartamento dai soccorritori. Per marito e moglie non c'è stato nulla da fare. La tragedia per un'esplosione avvenuta subito dopo la mezzanotte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, probabilmente provocata da una fuga di gas. Gli anziani sono morti nel letto della loro casa in via Pisani, gravemente ferita, soccorsa dal personale del 118 e ricoverata ora al centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Rosa Pagano, sorella della vittima, nella cui abitazione confinante con quella della coppia si è verificata la deflagrazione. Aperta un'inchiesta per ricostruire quanto accaduto da parte della procura di Torre Annunziata. Secondo una primissima ricostruzione, la fuga di GPL nella cucina dell'appartamento di Rosa Pagano ha provocato una forte esplosione e il crollo della parete della camera da letto nell'abitazione dell'anziana coppia. Dopo le verifiche dei tecnici, la palazzina è stata dichiarata inagibile e anche le due famiglie che risiedono nelle abitazioni poste al piano terra sono state evacuate. Nuovo agguato nel napoletano: un 24enne di Torre Annunziata è stato ucciso mentre era in strada davanti a una polleria. Il killer in scooter lo ha freddato con una raffica di proiettili. Si cerca la matrice dell'episodio. Omicidio a Torre Annunziata, la vittima Alfonso Fontana di 24 anni, nipote di un RAS ucciso ad Agerola nel 2017, è stato ammazzato dopo le 21.30 di ieri sera da due killer arrivati in moto vicino al tribunale di Torre Annunziata. Ascoltate dai carabinieri più persone che erano in strada al momento dell'agguato. Le forze dell'ordine coordinate dalla procura di Torre Annunziata stanno in queste ore cercando di capire cosa ci facesse Fontana, pregiudicato di Castellammare di Stabia a Torre Annunziata nella sera di ieri, e se avesse appuntamento con qualcuno. Appartenenti della sua famiglia, legata alla criminalità organizzata da decenni in contrapposizione con il clan d'Alessandro, hanno per un periodo in passato collaborato con la giustizia. Fontana a sua volta era stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per aver partecipato con la famiglia ad un raid punitivo contro un ragazzo del quartiere di Scanzano. Nel 2016 in 7 entrarono armati di pistola in un bar del lungomare, ferendo la vittima alle gambe. Oggi l'omicidio di Fontana. Dopo la seconda serata del festival è Geolier a guidare la classifica grazie al voto del pubblico da casa. Il nostro sondaggio sul pezzo dell'artista di Secondigliano stasera alle 19, Prima TV, come sempre in diretta da Sanremo. Terza giornata qui a Sanremo, città totalmente in fermento per il festival che ieri sera è andato in scena per la sua seconda serata. A vincere la serata di ieri sera è stato il cantante napoletano Geolier, che per la prima volta nella storia del Festival della Canzone Italiana è in concorso con un testo completamente in napoletano. Intorno alla figura di Geolier polemiche, critiche erano già piovute prima dell'inizio di questo festival, ma il giovane rapper sta dimostrando sul palco il suo valore e la vittoria della serata di ieri sera ne la conferma. Ma stamattina siamo andati in giro per Sanremo per chiedere alle persone di leggere e di capire anche il testo della canzone di Geolier. Questo è stato il risultato. Hit me. Tup te, vediamo, poi ve lo leggo it io. Me, tup te, it me, tup te, sempre uguale. E okay, poi tu, tum, mi intrappi a braccia man. Ip me, tup te, ip me, tup te, ip me, tup te, tu mi intrappi a braccia man, puro viar eran angle. Com può amassi in un tam, com può vulà senz'al. Noi passat tanto tempo, rula l'ultima vuota. Ip mi tu pip mi, ip mi tu pip mi, che figura di facciamo, io non la so proprio. Allora, leggimelo senza cantare. Vai, tu mo. Tu montra pi abbracciam pur ariavl. Erangl. Erangela, come mi può amare se tu se non t'ama? Come può volà senza al? No, no, è passato tanto tempo tra l'ultima volta. La volta che ho letto una cosa in napoletano che è proprio arabaico.
Giovedì naturalmente sarà uno degli argomenti, come sempre, della puntata in diretta questa sera dalle 19 alle 20 dal corner di Terre d'Irpinia a Casa Sanremo, prima di Amadeus e dei cantanti in gara, prima del prima festival di Paola e Chiara, c'è Prima TV. A stasera. Alle discriminazioni di giornalisti, trasmissioni TV e leoni da tastiera, la rapper irpina Big Mama replica col sorriso il successo della canzone in conferenza stampa. Abbraccio la giornalista col cancro, la mia forza dall'averlo superato. La RAI rimprovera il suo giornalista che denigra Big Mama con un commento via social. Il pubblico del web replica al meme di Striscia la notizia con critiche severe per l'accostamento ad un personaggio cattivo della Disney solo per le sue forme. Sul web si sprecano i commenti offensivi. A Sanremo Big Mama è esplosa però con la sua carica di energia ed è lei stessa a spiegare in conferenza stampa cosa è cambiato. Il pubblico che inizia a difenderla sotto i post. Il messaggio della sua canzone emoziona una lettera a se stessa contro il bullismo, parole che sostengono chi ha sofferto o soffre per violenza domestica e per tutto ciò che comprime, limita, picchia e condiziona. La rabbia non ti basta. Parafrasando il titolo del brano sanremese, sembra quasi che la canzone rivolga una domanda. Oltre alle offese, hai altro da poter dire? Dove Marianna Mammone, 23 anni, trovi la forza per affrontare tutto questo? La risposta è quella che ella stessa ha dato alla giornalista in conferenza stampa ieri. Tu ne superate tante, dal bullismo a una grave malattia che sto attraversando anch'io. Da dove la prendi tutta questa forza? Forse da quanto ne hai passate? Allora, in primis mi piace chiamarla con il suo nome, io ho avuto il cancro. La brutta malattia non sta bene a nessuno. Forse è proprio questo che mi ha dato la forza. Cioè, quando qualcosa mi va male, io penso, ho fatto 12 chemioterapie a 20 anni. Cioè, più di questo, che cosa posso fare? Nel senso, se sono riuscita a superare quello, nella vita posso superare tanto altro. Grazie. Poi ho scoperto comunque che sto benissimo con i capelli corti, quindi è stato pure un punto a vantaggio. Però quando una persona supera tante difficoltà nella vita, i problemi li inizia a vedere proprio in una maniera diversa, inizia a valutare le cose e a valutarsi in maniera diversa. Quindi in bocca al lupo, buona fortuna. Certo. Come no? La provincia di Avellino, al fianco degli oltre 700 lavoratori di Industria Italiana Autobus, stamane è partecipato al Consiglio Provinciale davanti ai cancelli della fabbrica alla vigilia della protesta a Roma, dove il presidente Buonopane ha annunciato che sarà presente. Questa avvertenza rappresenta la battaglia di un intero territorio che non può perdere la IIA. Scongiurare la privatizzazione di Industria Italiana Autobus, l'Irpinia compatta a difesa dell'azienda di Flumeri e delle oltre 700 maestranze che vedono a rischio il proprio futuro, così come i colleghi di Bologna, i quali si uniranno domani per manifestare a Roma sotto la sede del Ministero. Lo Stato deve restare dentro la compagine societaria in segno di garanzia e responsabilità, e questo è l'obiettivo di lavoratori e sindacati che si battono contro l'ingresso del gruppo casertano Seri. I nuovi investitori, dicono i sindacati, devono dimostrare solidità patrimoniale e definire un piano industriale concreto. Il sindacato chiede di essere coinvolto rispetto ad ogni trattativa. Intanto, dopo i consigli comunali di martedì a Flumeri, ieri a Grotta Minarda, questa mattina davanti ai cancelli della fabbrica si è tenuto il consiglio provinciale. La seduta monotematica si sarebbe dovuta svolgere all'interno della fabbrica, ma dopo averlo concesso la dirigenza ha ritirato il permesso per motivi di sicurezza. Molto grave, ho avuto modo già di evidenziare questo aspetto, molto grave, indicativo di come questa parte pubblica che gestisce questa azienda consideri l'istituzione pubblica, il territorio, i lavoratori e i sindacati. Ma ciò non ha impedito lo svolgimento della seduta, durante la quale il presidente della provincia Buonopane ha annunciato che domani sarà a Roma con gli operai. La IA è una realtà troppo importante per l'Irpinia.
la provincia oggi aveva il dovere di essere qui, perché è un'avvertenza che riguarda non solo i dipendenti della IA ma l'intero territorio provinciale. È un atto simbolico molto forte, ma anche che avrà un senso pratico. Oggi adotteremo un documento che poi sarà portato domani a Roma in vista dell'incontro che ci sarà presso il Ministero. Le fiamme gialle della compagnia di scafati hanno rinvenuto e sequestrato in un esercizio commerciale di San Valentino Torio circa 19.000 articoli privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni, delle avvertenze per l'uso in lingua italiana previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore. I prodotti posti sotto sequestro, tra cui oltre a merce per la casa anche maschere, gadget e accessori vari pronti per essere commercializzati per l'imminente festività del Carnevale, sono stati cautelati a norma di legge e ritirati dal mercato. Il titolare dell'esercizio, di origine asiatica, è stato così segnalato alla competente Camera di Commercio per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative. Avevano occupato abusivamente oltre 250 alloggi nel Parco Verde di Caivano, 419 persone saranno sgomberate, notificati gli ordini di sequestro preventivo, avranno 30 giorni per lasciare casa. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'indagine sull'occupazione abusiva di appartamenti nel Parco Verde di Caivano, teatro degli stupri di due ragazzine giovanissime la scorsa estate, da tempo tra le più grandi piazze di spaccio in Italia. E nell'ambito di questa inchiesta ha emesso 3 decreti di sequestro preventivo per un totale di 254 unità abitative. Le indagini per individuare gli appartamenti e le aree condominiali indebitamente utilizzate sono state affidate a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Sono state identificate 419 persone indagate per invasione arbitraria finalizzata all'occupazione di pubblici edifici. Gli indagati non pagavano nemmeno i canoni di concessione al comune, dato che i complessi abitativi del parco sono edilizia residenziale pubblica. Dopo la notifica dei provvedimenti, gli abusivi devono lasciare libere le aree in 30 giorni, altrimenti si procederà all'esecuzione dello sgombero in maniera coatta. Discipline sportive da combattimento, terza edizione del Fight for Naples, sabato al Palla del Mauro, al Palla Barbuto di Fuorigrotta, a partire dalle ore 20 in diretta su Prima TV, canale 17, gli incontri principali della serata. Si svolgerà sabato 10 febbraio al Palla Barbuto di Fuorigrotta la terza edizione del Fight for Naples, evento di sport e intrattenimento con pugilato, kickboxing e Muay Thai. I combattimenti cominciano a mezzogiorno e proseguono fino a sera. Prima TV, media partner del Fight for Naples, trasmetterà su canale 17 in diretta a partire dalle ore 20 i match principali della serata. Venerdì ci sarà l'operazione di peso degli agonisti, l'iniziativa organizzata dalla società sportiva Pro Fighting Napoli Club, il patrocinio del Comune di Napoli. Un evento sportivo in continua evoluzione. Inizieremo la mattina con 7 incontri interregionali dove ci saranno atleti campani che sfideranno atleti delle Marche, per poi proseguire con la federazione Federcombat, e avremo delle discipline come la kickboxing e la Muay Thai, e fino ad arrivare alla sera dove inizierà il clou della serata, dove avremo 2 titoli italiani Federcombat della sigla Waco Pro e altri 3 incontri di cui uno è internazionale. Gli sport di combattimento non sono violenti ma sono altamente educativi e quindi anche questo, ci sono delle regole da rispettare e quindi noi ci siamo, l'amministrazione comunale sostiene per arrivare preparati al 2026. È il terzo anno che si va a questa manifestazione, è il primo anno in cui il Comune ci partecipa in modo più significativo, mettendo a disposizione quello che è un palazzetto che, diciamo, tutto sommato purtroppo l'unico al momento palazzetto della città, e quindi è molto importante, soprattutto se riusciremo a coinvolgere tanti ragazzi, tanti spettatori, per dare il senso dello sport, come dicevo, ampio, un senso quindi non soltanto limitato al professionismo, ma limitato comunque sicuramente anche ai ragazzi, soprattutto come coinvolgimento, ecco, anche emozionale oltre che sportivo. E nel TG Sport di oggi, oltre al Fight for Naples, spazio alla verità del presidente del Napoli, De Laurentiis, che sottolinea gli errori ma si proietta verso il futuro degli azzurri. La Salernitana, che domani sfiderà l'Empoli, squadra tabù per i Granata, preoccupano l'Avellino invece le condizioni di Lores Varela, che ha accusato un fastidio ad un ginocchio. E noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco restate con noi.
Thank you.